L'ASP di Trapani ha aderito all'Influ Day, un open day vaccinale dedicato alla promozione della campagna anti-influenzale, cui oggi hanno partecipato medici, operatori sanitari, i centri di assistenza per i migranti, la Pallacanestro Trapani e l'Handball Erice. Oggi è stato possibile immunizzarsi gratuitamente presso i 6 centri vaccinali distrettuali di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alcamo, Pantelleria, dove dalle 8 del mattino alle 14 è stato somministrato il vaccino anti-influenzale. In aggiunta hanno operato anche gli hub vaccinali Covid per tutta la mattinata e continueranno nel pomeriggio fino alle 20. L'iniziativa, promossa dall'assessorato regionale alla salute, è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani. Rientra in un più ampio programma per incrementare il numero di soggetti vaccinati contro l'australiano. Vaccinarsi contro l'influenza oggi più che mai è una buona pratica di prevenzione. È la migliore che si può attuare oggi per prevenire una malattia infettiva che per ora ha messo a letto e quindi stroncato una buona parte della popolazione. Per cui noi è dal 17 ottobre che stiamo vaccinando con l'aiuto di tutte le forze sanitarie disponibili in azienda, sia dipendenti che convenzionate. E adesso questa è un'occasione che la Regione ha voluto di promozione affinché tutti i ritardatari, tutti coloro che ancora non si sono vaccinati, si inizino a vaccinare. Stamane si è vaccinato tra gli altri, anzi primo tra gli altri, il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera. Nel mio dovere, nell'esempio che devo dare a tutta la popolazione della provincia di Trapani, mi sono sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale e spero che questo mio esempio venga seguito da quante più persone possibile, tenuto conto del fatto che non solo i fragili dovranno vaccinarsi, ma quasi tutta la popolazione spero che si sottoponga proprio alla vaccinazione antinfluenzale, del vaccino antinfluenzale.